Amiche amici di Rossini TV, come vedete siamo all'Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro. Oggi è una giornata molto importante perché vengono inaugurati dei nuovi spazi didattici e laboratoriali che hanno visto un investimento importante da parte del PNRR. Andremo ad ascoltare comunque nel dettaglio la grande soddisfazione del dirigente e di tutti gli insegnanti e i responsabili dei vari dipartimenti coinvolti, ma soprattutto andremo a vedere in cosa consiste tutto questo attraverso immagini che vi riporteremo e che vi riporteranno nell'atmosfera che viviamo e vivremo questa mattina al Santa Marta di Pesaro. Col preside, continueremo a chiamarlo preside, Roberto Franca, che ha fatto un intervento straordinario per descrivere questa iniziativa di inaugurazione di questi spazi che concretizzano comunque un tema importante secondo me a livello nazionale, perché si parla dei fondi del PNRR, poi si parla di questo grande problema di come spenderli. Voi, diciamo che, volendo fare una battuta, il modo di spenderli l'avete trovato. Sì, certo, per questo motivo devo ringraziare tanto il personale scolastico che ha partecipato a questo, perché come dicevi giustamente il Ministero mette a disposizione i fondi, non è che li elargisce, cioè vuol dire che tu devi darti da fare per prenderli, intercettarli e quindi presentare progetti, rispettare delle scadenze e tutto quanto. Ed è una cosa, per chi non è negli addetti ai lavori, abbastanza complessa e complicata. Noi abbiamo dovuto fare tutto questo d'estate, quindi luglio, agosto, quando tutti dicono gli insegnanti sono in giro, in vacanza, no? In ferie due mesi, eccetera. In realtà qui ci sono stati veramente a lavorare anche nei giorni di ferie, quindi un grazie veramente a loro se questo è stato possibile. Torno a dire, non è tutto così scontato, non tutte le scuole sono riuscite in questo e quindi ecco, voglio veramente complimentare con loro perché hanno reso questa giornata eccezionale e memorabile, ma soprattutto una scuola sempre più accogliente. Questo è la mia vision, diciamo, questa è la forma le persone, no, all'ospitalità. Per l'ospitalità, turismo e ospitalità, ma l'ospitalità tu la proponi, diciamo così, se la vivi, se è una cosa tua, e quindi questa scuola deve cominciare già dalla scuola a vivere l'ospitalità, non è che puoi pensare, e quindi ecco, si cura molto l'aspetto anche relazionale, questo che mi piace, cioè è importante la persona, la cura della persona, le attrezzature ci devono servire a questo, le attrezzature d'avanguardia che abbiamo comprato è proprio per questo, per essere in futuro dei giovani all'interno del mondo del lavoro anche innovativi, cioè non è che devono essere lì solo a subire un certo lavoro, ma possono avere anche diciamo così, le basi per innovare, perché torno a dire, in questo settore uno magari ha una mentalità un po' ferma, quando magari anch'io d'estate facevo il cameriere, la stagione, eccetera. No, non è questo, è evoluta nel frattempo, sia in cucina ma anche in sala, quindi la scuola cerca di stare al passo coi tempi. Questo è un aspetto. L'altro aspetto invece è molto per me importante, e quindi cura della persona al primo posto, ma anche sapersi relazionare anche col territorio, e quindi valorizzazione dei prodotti tipici, quindi i ragazzi avranno questa strumentazione anche per valorizzare al meglio tutte le nostre tipicità, e sono tante anche sulla nostra provincia o anche in Italia. Con il professor Steven del Cipolla, indirizzo sala e vendite è uno degli argomenti di questa presentazione di questa mattina, professore. Sì, abbiamo rinnovato due laboratori di sala e realizzato un laboratorio di caffetteria con 5 postazioni individuali, tutte attrezzate con macchinari e strumentazione moderna, dove far esercitare i ragazzi e apprendere un po' le tecniche del caffè espresso e i suoi derivati. I banconi delle altre sale sono tutte quante rinnovati, creando due zone, una per la creazione di cocktail, quindi far apprendere un po' l'arte del mixology ai ragazzi, e con delle workstation dove praticamente loro realizzano questi cocktail singolarmente con 8 postazioni. Nell'altra parte del bar abbiamo realizzato una zona caffetteria, sempre con strumentazione e macchinari moderni, con anche delle vetrine, delle drop-in dove mettere in vista i prodotti di sia dolci che salati realizzati dai ragazzi dell'indirizzo di pasticceria.
tutto è stato rinnovato nell'ottica di preparare i ragazzi nel miglior modo per affrontare il mondo del lavoro. Quindi abbiamo valorizzato anche la parte dei vini, quindi la sommellerie con un'esposizione di vini e anche una tipicità, un made in Italy con delle mensole, dei frigoriferi diciamo sollevati dove poter esporre i prodotti della zona e cercare di avvicinare sempre ragazzi il più possibile, diciamo sensibilizzarli sulla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio. I ragazzi stanno rispondendo bene, sono molto entusiasti, noi ancora di più e quindi speriamo di affrontare un ottimo anno scolastico. Con il professor Gabriele Bastianoni, indirizzo cucina. Professore, abbiamo ascoltato un bellissimo intervento e adesso qui bisogna cominciare a farla funzionare, questa attrezzatura nuova e tutto questo che è stato fatto, che è stato impostato e messo a disposizione dei ragazzi. Esatto, in realtà è già tutto in funzione tranne l'ultimo laboratorio che lo sarà a partire da lunedì 11 dicembre. Anche oggi le cucine sono funzionanti, noi abbiamo mantenuto l'orario standard, quindi tutte le classi hanno fatto il laboratorio come da orario curricolare e dall'11 saremo operativi anche con l'ultimo laboratorio. Le iniziative sono, per questo primo periodo sono tante, accogliamo sia a pranzo sia a cena diverse iniziative di associazioni che ci hanno chiesto di essere presenti all'interno dell'istituto per o festeggiare o come incontro. I ragazzi sono motivati e disponibili a partecipare agli eventi che abbiamo in programma e stiamo andando a, diciamo, a gonfie vele o comunque a pieno ritmo verso questo, nell'interno di quest'anno scolastico, insomma. Con Alessandra Belloni, dirigente dell'ufficio scolastico di Pesaro, abbiamo seguito un intervento accorato, importante, un intervento nel quale emerge questo quasi modo nuovo e moderno di fare scuola. Sì, direi che questo è il modo in cui debbono essere le scuole, né antico né moderno, perché il Santa Marta è un esempio di scuola aperta, aperta al territorio, inclusivo, una scuola di tutti e per tutti che non lascia nessuno indietro. Ancora oggi lo ha dimostrato, cercando di stare al passo con i tempi, di innovare i laboratori e sappiamo quant'è importante l'ambiente di apprendimento per migliorare la qualità degli apprendimenti e la qualità della docenza. E offrire degli spazi in cui i ragazzi possano sempre meglio, sempre più qualificarsi e acquisire quelle abilità, quelle competenze che poi il mercato del lavoro richiede in modo particolare nell'ambito della ristorazione. Quindi una giornata di grande soddisfazione, una scuola bella non solo nella sua struttura ma una scuola bella nell'anima, perché ancora una volta il Santa Marta testimonia come l'inclusione, l'aprirsi sia fondamentale. Lo ha dimostrato quest'estate con l'esperienza di Utopia, un'esperienza straordinaria che è stata abbracciata da tutta la città di Pesaro, da tutti i cittadini, un'esperienza inclusiva dove i ragazzi con disabilità si sono messi in gioco insieme alle loro famiglie offrendo delle serate meravigliose qui al Santa Marta e si sta ancora mettendo in gioco con l'esperienza di Rondine, una scuola per la pace, cosa c'è di più importante in questo momento che educare alla pace, alla risoluzione dei conflitti e delle contrapposizioni. Quindi una scuola, direi, in questo senso all'avanguardia. Assessore Camilla Murgia, assessore gentilezza e crescita, con le deleghe ai servizi educativi, alle pari opportunità, alle attività giovanili, insomma, cioè più di così non si può per essere nel posto giusto oggi. Assolutamente sì, tra l'altro il Santa Marta ci ha abituato a questi eventi, queste inaugurazioni di spazi laboratoriali già dallo scorso anno con un'accoglienza che fa onore a questa scuola. E il Santa Marta si è sempre prestato negli ultimi anni, pensiamo anche all'ospitalità, al rapporto con il Festival Utopia di quest'estate, a progetti che andassero a incentivare la partecipazione giovanile, una didattica che fosse alternativa, davvero laboratoriale, dato che si parla tanto di giovani coinvolti e inseriti nella società poi degli adulti. Anche questa mattina abbiamo la possibilità di vedere degli ambienti rinnovati, ma anche i giovani e le giovanissime impegnate in attività di accoglienza e questa è la scuola che mi piace e che ci piace.
Col presidente della provincia Giuseppe Paolini. Presidente, come sempre abbiamo ascoltato un bellissimo intervento che fa riferimento anche a tutti i trascorsi qua e all'affetto che lo lega personalmente alla Santa Marta, però qua c'è un discorso anche importante legato alla provincia. Il Santa Marta ha fatto questo investimento, ma era necessario comunque anche un lavoro di ristrutturazione, un lavoro di messa a norma di impianti per i quali è stata chiamata in gioco la provincia. Certo, è stato un gran lavoro, è stato anche... Allora, tu hai presente l'episodio della vedova che va da Re Salomone, che tutti i giorni va a chiedere giustizia per una cosa, no? Dopo mesi che era lì, Re Salomone chiama i suoi collaboratori e dice: guarda, fate tutto quello che vuole, però non la voglio più vedere. La stessa cosa è con Franca, tutti i giorni, per cui no, lo dico in maniera affettuosa, è un grande preside, è un grande dirigente ed è una scuola che, come tu dici, mi sente anche coinvolto da un punto di vista emotivo e sentimentale. Io credo, come ha detto anche la dottoressa Belloni e come ha detto anche il dirigente Franca, qui noi formiamo veramente gli ambasciatori del nostro territorio, dei prodotti tipici dell'agroalimentare del nostro territorio, per cui dobbiamo lavorare in questa direzione e cercare di rendere il più piacevole possibile il lavoro che svolgono i ragazzi all'interno di questo istituto. E poi non dimentichiamo che hanno fatto anche grandi eventi sociali quest'estate, io chiamerei sociali e culturali, con Utopia, dove abbiamo visto che c'è stata una massiccia partecipazione delle persone un po' di tutta la provincia e che alla fine porta anche ottimi risultati dal punto di vista di visibilità e socialità che devono avvenire all'interno delle nostre scuole. L'architetto Maurizio Bartoli della provincia è stato più volte chiamato in causa anche in conferenza, perché in effetti a lui si deve tutta una parte legata al fatto che è vero si possono comprare attrezzature, è vero si possono installare, ma poi vanno comunque messi a norma tutti gli impianti e tutto questo in un istituto che ha sede in un edificio storico, antico e che ne ha viste di tutti i colori. E allora, architetto, è possibile? Si riesce a fare tutto questo? Allora, sì, è possibile, solo una condizione, una grande collaborazione che deve essere fatta dal preside e le loro maestranze con la provincia. Questi sono interventi, noi li chiamiamo non invasivi, ma di recupero degli spazi, dove richiede la grande presenza dei tecnici anche quotidianamente per risolvere i piccoli problemi che emergono. Solo al di là delle risorse che sono necessarie, il risultato si ottiene solo con una grande collaborazione. Quindi l'amministrazione provinciale con i miei collaboratori riusciamo sia a mettere a terra opere importanti, proprio per dire l'ampio raggio della provincia. Un altro istituto alberghiero, quello di Piobbico, è proprio in questa fase, l'abbiamo completamente demolito e lo stiamo ricostruendo. Quindi passiamo da grandi interventi a piccoli interventi, fra virgolette, come questo, che dà la qualità del servizio poi nell'ambito scolastico. Il vicepresidente del Consiglio regionale Andrea Biancani, che non poteva mancare a un'inaugurazione come questa, che prevede appunto un investimento importante che passa dall'Europa, ma che sicuramente vede coinvolte tutte le amministrazioni locali. Beh, innanzitutto voglio fare i complimenti alla scuola per essere riusciti a spendere le risorse. Questo istituto, un istituto che voglio ricordare, è fondamentale rispetto alle politiche che stiamo cercando di portare avanti. Stiamo portando avanti politiche legate al turismo e sicuramente questo istituto alberghiero è fondamentale
sociale, e i ragazzi che escono da qui sono importanti perché sono i primi che fanno l'accoglienza per quanto riguarda appunto il turismo. Oggi mettere a disposizione di questa scuola, quindi di tutti i ragazzi, dei nuovi spazi riqualificati, laboratori e spazi legati alla cucina, è sicuramente una bellissima, un bellissimo momento, anche perché ovviamente nel corso degli anni le varie attività si migliorano e si rinnovano, ed è giusto che anche le scuole seguano questo filone e che abbiano la capacità di rinnovare quelli che sono gli spazi, ma soprattutto le attività che vengono insegnati ai ragazzi. Quindi complimenti a tutti, questa è una scuola veramente molto bella, una scuola che, voglio ricordarlo, quest'estate si è resa disponibile anche per accogliere un progetto di tipo sociale, ma sempre legato all'attività lavorativa, di promozione per i ragazzi, diciamo, io li ho sempre chiamati ragazzi speciali. Quindi una scuola che veramente a 360 gradi si occupa della promozione del turismo e dell'accoglienza per il nostro territorio. Oggi l'inaugurazione verte sulla installazione di nuove attrezzature, siamo invece con Antonella Donadei, indirizzo eventi, e siamo qua perché in realtà questo è un evento. È un evento, sì, che abbiamo curato noi con i ragazzi di accoglienza turistica nella gestione dei tempi, nella creazione delle mail. Abbiamo fatto l'invio di tutte le mail e anche il recall di tutte le persone per sapere se ci sarebbero state oppure se, insomma, se veniva qualcun altro, un delegato, un sostituto. E dopo anche l'accoglienza si è occupata dell'allestimento, comunque dell'accoglienza delle persone che arrivano qui alla spicciolata alle 9:30, alle 10, anche la cura dei tempi. Questo è un piccolo evento, ma noi, insomma, ci prepariamo a seconda dell'evento con il personale nella progettazione dell'evento, soprattutto. Il nostro lavoro è soprattutto di pianificazione e di gestione dell'evento. In questa fase ci siamo occupati solo di questo. Poi, se ci sono anche degli eventi che impegnano l'Aula Magna, la nuova aula multimodale, ci occuperemo anche degli iscritti, dell'accreditamento, ci occupiamo del comunicato stampa, quindi la creazione del comunicato stampa, degli articoli giornalistici e poi anche il post, raccogliere i testi, se qualcuno ci chiede di raccoglierli quando sono venuti qui. Quindi facciamo, insomma, tutto quello che un'agenzia dovrebbe fare per la gestione dell'evento. Ci stiamo preparando per questo, poi comunque l'aula multimodale che avremo ci permetterà anche di avere una postazione web radio, e quindi vorremmo anche imparare a creare dei podcast per promuovere l'evento. E infatti abbiamo partecipato anche al progetto lanciato da Pesaro Cultura 2024 CAP 2, quindi i nostri ragazzi di accoglienza e le nostre classi si eserciteranno nel creare i podcast per promuovere il territorio. E quindi stiamo pensando alle figure nuove, destination manager, persone che possano, insomma, promuovere il nostro bel territorio. Sono giornate importanti di crescita, di vera crescita, che passa anche attraverso un investimento in attrezzature tecniche e anche attraverso l'allestimento di laboratori. L'abbiamo raccontato ai telespettatori di Rossini TV con le nostre telecamere e i nostri microfoni.